Eccoci qua, amici sportivi. Se speravate di liberarvi di noi in una settimana di sosta del campionato, avete sbagliato i vostri conti, perché siamo di nuovo qui con il grande compagno di viaggio che mi ritrovo, Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport. Ciao Fabrizio. Ciao Guido. Con i nostri straordinari inviati c'è Salvatore Geraci, lo riconoscete dalla coppola, è quello giovane con la coppola, mentre quello giovane senza coppola è Giuseppe Leone. Ciao Giuseppe. Abbiamo Buonasera già un ospite di prestigio, si parla tanto di lui in questi giorni, in questo periodo, ed è Ernesto Maria Ponte. Ernesto, ciao Ernesto, attore oppure tifoso? Come ti presento? A trifoso, va bene. Abbiamo un altro collegamento, ma non lo vedo, altrettanto prestigioso, eccolo qui, adesso lo vedo. Ciao Giacomo Filippi, allenatore di calcio, ex del Palermo. Ciao, allora tutti i collegamenti sono stati provati. I temi di oggi, intanto la sosta di campionato, vediamo un po' se serve a qualcuno oppure no. Poi parleremo del calendario del Palermo, ci sono 4 partite di fila, tutte che possiamo considerare scontri diretti. E poi parliamo del Palermo in senso tecnico-tattico, cioè cosa deve fare il Palermo, confermare il blocco delle ultime partite, cambiare atteggiamento, provare a reinserire alcuni giocatori. Questo lo vedremo fra un attimo. Intanto, come sempre, vi invito a interagire con noi, condividete la nostra diretta, che come sempre va in onda sulle pagine, sui siti di blogsicilia.it e di stadionews.it, ma anche sul canale 14 del Digitale Terrestre con Video Regione. Allora, io per dovere di ospitalità, intanto Giacomo Filippi, come stai? Bene, grazie. Ti vedo in grande forma, in versione papà per ora, perché con la Viterbese hai interrotto una decina di giorni fa. Segui sempre il Palermo però, è giusto? Ma io sono un tifoso del Palermo, quindi per forza devo seguire il Palermo. Prima lo seguivo, e durante lo seguivo e continuo a seguirlo. Allora, io ti faccio la prima domanda, alla quale rispondo anche io. A chi serve questa sosta di campionato? Secondo me a nessuno, e ne avrei fatto volentieri a meno, non ne capisco la logica dal punto di vista anche del calendario, anzi era una buona occasione per fare parlare di Serie B nel giorno in cui ha smesso di giocare la Serie A. Secondo te una sosta adesso di campionato, Giacomo, tu che conosci un po' le ritmiche delle preparazioni, a che serve? Ma guarda, le soste a volte sono salutari, altre volte invece interrompono magari un buon lavoro che la squadra sta assimilando e sta sviluppando. Quindi purtroppo ogni tanto noi addetti ai lavori ci domandiamo come mai ci sono delle soste in alcuni periodi, quando magari non c'è una motivazione ben valida, come stavi appunto dicendo tu. Anzi, approfittare della sosta del campionato di Serie A per rendere ancora più visibile un campionato straordinario come quello della Serie B. Però così è, quindi bisogna attenersi, anche perché è un calendario stipulato già. Però non essere troppo diplomatico, Giacomo, fai finta di essere l'allenatore del Palermo, quindi sai benissimo che hai fatto 4 risultati utili consecutivi, poi una sconfitta brutta a Cosenza, arriva in un momento buono? Secondo me per il Palermo la sosta è anche un motivo in più per riuscire a mettere insieme sempre questo gruppo squadra che il mister ha dovuto amalgamare, sta ancora lì ad assemblare, anche perché sembra troppo facile. O troppo riduttivo quando si dice che bisogna del tempo per cercare di mettere insieme un gruppo nuovo come quello del Palermo, dove ha cambiato tantissimo e dove i giocatori sono arrivati anche abbastanza scaglionati. Quindi secondo me una settimana in più è sempre un motivo per poter rodare meglio sia le affinità caratteriali che tecnico-tattiche. Comunque, vediamo cosa ne pensano gli altri, Giacomo. Vediamo subito un giro di orizzonti. Salvatore Geraci, a chi serve la sosta? Senti, a proposito di sosta di campionato, dovremmo allora parlare della sosta della Serie A, che è veramente una cosa incredibile, assurda, perché quando si riprenderà sarà un altro campionato completamente. Ma nel caso del Palermo, che
io l'ho definita appunto una startup che quindi ha avuto un inizio assolutamente difficile, e questa sosta ha fatto sicuramente bene. Il pit stop è servito intanto per fare il punto sulla situazione, cominciare dall'aspetto psicologico. Poi, se è vero che Elia per tutto il campionato e Sarri ci restano infortunati per un po' di tempo, insomma, Corini ha avuto così tempo per intensificare la preparazione, rivedere gli errori commessi, avere più margine per spiegare le sue idee e per preparare le mosse di gennaio, perché soprattutto ci sarà da sostituire Elia, e poi il Palermo ha la necessità di sistemare una rosa e di cedere giocatori in soprannumero e acquistarne altri che possano portare più personalità e consistenza, visto tra l'altro questo campionato così equilibrato. Benissimo, allora io sono del parere che però la Serie A ha un senso, perché troppe squadre di Serie A danno giocatori ai mondiali, quindi si sarebbe un po' alterato. Giuseppe Leone. Io penso che il mister abbia centrato il punto sul discorso sosta, e quindi che per il Palermo sia importante, come dire, sfruttare questo periodo di pausa, perché il Palermo rispetto ad altre squadre è una squadra costruita in ritardo, con tanti giocatori arrivati in momenti diversi, ai margini dell'inizio della stagione. Quindi comunque avere anche quella sosta in più per poter solamente lavorare, immagazzinare certi meccanismi, credo possa essere solo utile a Corini. Ecco, forse il fatto che si viene da una sconfitta, quella di Cosenza, avrebbe suggerito il fatto di tornare subito in campo, però quindi secondo me questa sosta per Corini, per recuperare anche qualche giocatore, purtroppo dispiace per quello che è successo a Saric, però al netto di questo episodio può essere servito al tecnico, che tra l'altro anche nell'amichevole con la primavera ha dato più spazio a chi di solito gioca meno. Ernesto Maria Ponte, da tifoso. Ciao a tutti, saluto di nuovo, saluto anche sosta utile, no, ne voglio gli altri, perché non vedo Salvatore da un sacco di anni. No, io credo che sicuramente... Da quale era geologica non lo vedi? Dal... Sì, no, ma almeno da 45 anni che non lo vedevo. Era ancora senza coppola. È sempre uguale. lo so. No, allora, che possa essere utile al Palermo non c'è dubbio. Spero più che altro che questa sosta possa essere dannosa alle squadre che invece galoppavano veloci. Può essere pure che magari si deconcentrano, sai, possono pure... Allora, sai, certe volte dove non arrivi, allora pensi e speri che possano essere gli altri a perdere colpi. Allora io spero che questa sosta non sia tanto utile a Palermo quanto dannosa alle altre squadre. Mi pare che parli già perfettamente da tifoso. A proposito volevo chiedere a Ernesto, lui a quale categoria di tifosi appartiene quest'anno? A quelli che vogliono Corini sulla graticola e anche magari possibilmente fuori, o fai parte di quella schiera che invece danno fiducia al tecnico rosanero? Ma sai, c'è un problema fondamentale, il fatto che chiaramente quando gli anni passano e passano per tutti, e Geraci ne sa qualche cosa, dico, inevitabilmente c'è un elemento cuore, affetto che prevale. Corini, per chi come tanti, come me, come tanti di noi, insomma, l'ha vissuto in quel bel periodo del Palermo, è sempre brutto da riaddosso. Nella stessa identica maniera, io adesso in questo momento sì, darei ancora fiducia al buon Eugenio, però inevitabilmente c'è da dire che Corini non sempre, ecco, capite quello che dico tra le righe, non sempre un grande giocatore può essere un grande allenatore. Beh, non c'era molto fra le righe, era tutto stampatello, diciamo, a corpo 14. Io mi permetto di dissentire dai vostri sapienti e dotti pareri, perché Fabrizio, la sosta secondo me è inutile. Intanto non c'è, come dice Ernesto, due squadre che vanno malissimo e devono recuperare o altre che vanno benissimo. È un campionato corto ed è estremamente equilibrato. Secondo me si interrompe una logica del campionato, anche per i tifosi, anche per le TV. E poi soprattutto a me questa storia del Palermo costruito in ritardo
andava benissimo fino a fine ottobre, adesso mi sembra un po' abusata, anche le altre hanno fatto campagna acquisti. Sì, io sulla sosta sono d'accordo con te, nel senso che secondo me non c'era motivo che ci fosse questa pausa. Sul discorso della squadra costruita in ritardo, non lo so. Io credo che abbiamo Filippi che da vice allenatore ha vissuto una situazione del genere proprio a Palermo, con una squadra che è stata costruita a scaglioni già a campionato iniziato, e credo che proprio quell'anno gli effetti controproducenti si siano visti, oppure no, Giacomo, mi sbaglio? No, ma Guido è sempre bastian contrario, tra virgolette, quindi lui è giusto che dà sempre le sue ragioni, però io parlo da tecnico e vi posso garantire che non basta mai il tempo per poter, ma soprattutto affinare il rapporto tra giocatori stessi, ma il rapporto anche umano, il rapporto anche caratteriale, non solo il rapporto tecnico e tattico, quello a prescindere. Però una cosa fondamentale è quello di far affiatare il più possibile tutti gli elementi, cercare di renderli sempre più un unico blocco, e questo lo puoi fare solo attraverso il tempo. E poi io trovo, forse perché sono di parte essendo un tecnico, troppo, non so come dire, troppo prematuro, subito, è già da tempo che sento dire che il mister è sulla graticola, che il mister da tempo che lo sento da parte dell'opinione pubblica, ma fortunatamente la società ha sempre dato man forte all'allenatore, allo staff tecnico, dando piena fiducia. Io sono d'accordo, anche perché l'obiettivo del Palermo è quello di fare un campionato di assestamento, almeno questo è stato dichiarato fin dall'inizio, e penso che sia in linea con i programmi. Secondo me questa squadra nel tempo può fare molto bene, anche perché c'ha dei valori importanti. Manca anche qualcosa, ma sono sicuro che anche l'allenatore, così come la dirigenza, lo sa, e che a gennaio magari andranno ad intervenire dove pensano che c'è qualche lacuna. Ma è una buona squadra il Palermo, e per me sta facendo anche un buon lavoro l'allenatore. Caro Giacomo, secondo me a voi allenatori non basterebbero 2 anni, però questo tuo discorso è assolutamente logico, e si vede quando un allenatore prende una squadra e di solito rende meglio il secondo anno, quando ha già un po' verificato tutte le potenzialità, può fare delle cessioni o degli acquisti in organico e ha già le idee più chiare. Sulla sosta di campionato io resto bastian contrario, ma tanto è un dibattito pubblico, quindi va benissimo. Abbiamo tolto l'argomento della sosta, verificheremo poi i risultati, però è un campionato comunque equilibrato, Giacomo. Adesso si riparte domenica alle 18 con il Venezia, ed è uno scontro salvezza. È duro dirlo, magari sono due squadre che negli ultimi anni hanno avuto un blasone diverso, però è uno scontro salvezza. È in un campionato in cui però anche i pareggi hanno un senso. Ma infatti, Guido, anche la storia del Venezia, dove parte Anassi di partenza, secondo me per un campionato completamente diverso, con un allenatore che ha fatto qualcosa di straordinario a Bolzano, a Sud Tirol, eppure ha trovato immense difficoltà nel portare avanti le sue idee. Ancora oggi il Venezia, secondo me, è in difficoltà, perché è una squadra rivoluzionata, nonostante una retrocessione che era avvenuta poco tempo prima, ma lo stesso Genoa, lo stesso Parma, che hanno investito e che hanno fatto delle squadre super competitive, stanno avendo anche loro, non dico qualche difficoltà, però non è quello che si pensa, che tutte le domeniche il Genoa o il Parma scendono in campo e hanno vita facile. Ma la Serie B la si conosce, la Serie B è un... Ma io aggiungo una cosa, Giacomo, aggiungo una cosa, però tu promettimi di rispondere da neutrale, non da allenatore, spogliati un po' della tua carica. Io tutto questo bel gioco in Serie B non l'ho visto ancora, e certamente non l'ho visto nel Genoa, non l'ho visto neanche nel Frosinone. L'ho visto forse un po', paradossalmente, con Regina e Ternana, almeno nelle gare col Palermo.
Ma tutto questo bel allora, gioco non... Guido, ti racconto un piccolo aneddoto breve. Un giorno parlo con un carissimo amico mio che è ancora un collaboratore di Serie A, anzi un vice in Serie A, non vi dico il nome perché non è giusto, e parlando della Serie B mi ha detto: Giacomo, ma noi eravamo a Brescia, ancora ero con mister Boscaglia, mi ha detto: Giacomo, perché tu che pensavi che in Serie B si giocava bene? In Serie B vince chi gioca male. Quindi non è che perché prendi i grandi giocatori, secondo me quello che conta di più in un campionato così intenso, così duro e fisico come la Serie B è avere la giusta qualità, la giusta fisicità, una società forte alle spalle, avere un mix di tutto che ti possa portare a portare continuità di risultati ma anche di prestazione, che poi la prestazione non significa per forza giocare, si parla sempre di sto giocare bene, giocare bene, giocare bene, ma ogni tanto ci sono anche gli avversari di mezzo che vogliono giocare anche bene loro, che pure giocano per non farti giocare bene. Quindi io, per quello che ho seguito il Palermo, ogni volta che Palermo ha giocato bene ha perso. Quando il Palermo ha giocato in maniera attenta, in maniera attendista, ha vinto. Questo è quello che ho visto. Ecco, io raccolgo subito, Giacomo, questa tua provocazione, che secondo me ha un senso compiuto. Non parliamo tanto di bello e di brutto, ma anche di atteggiamento. Fabrizio, ripartiamo da dove eravamo rimasti. A una squadra che aveva trovato una quadratura attraverso un gioco, possiamo chiamarlo prudente, magari risparmioso, però cioè, con coperture, con attenzione dietro, con ripartenze efficaci. Poi a Cosenza abbiamo più volte detto, l'abbiamo detto anche lunedì scorso, c'è stato un atteggiamento probabilmente diverso, forse inconsciamente anche un pizzico di presunzione. Adesso si riparte, è col Venezia che si deve inseguire la vittoria, si deve inseguire qualche cos'altro? Beh, io mi auguro, certo che si deve inseguire la vittoria, io mi auguro e spero che il Palermo riparta dalle quattro prestazioni consecutive che hanno generato quei quattro risultati utili consecutivi, perché il Palermo visto a Cosenza non è stato brutto a vedersi, ma è un Palermo che probabilmente si è fatto ingolosire dall'avversario che giocava, perché doveva giocare, perché doveva sicuramente uscire da un periodo no, e quindi ha concesso, ma non ti ha concesso, o comunque ti ha punito nei tuoi punti deboli. E siccome i punti deboli del Palermo, l'abbiamo detto più volte ormai in questa trasmissione, risiedono tutti nella fase difensiva, che se è accorta, ravveduta, ragionata, coperta, probabilmente ti dà meno problemi. Quando lasci più spazio alla linea difensiva rischia di andare in sofferenza, quindi il mio augurio è questo. Ma credo che c'era Ernesto che voleva intervenire poco fa su quello che diceva Filippi. Sì, no, io quello che diceva Filippi, dico, è un'analisi che non è neanche tanto sbagliata, però penso che si possa riferire di più a una squadra che gioca in Serie B perché è retrocessa dalla Serie A e quindi magari deve adattarsi a un gioco un pochettino più selvaggio, ma una squadra che viene dalla Serie C già viene da un gioco ancora più selvaggio e quindi potrebbe già essere, trovarsi un pochettino più legata, ammesso non concesso che ci possa essere una base veritiera, ma attenzione, con la massima fiducia e rispetto delle idee, che insomma in Serie B possa giocare meglio chi gioca male. Insomma, ecco, questo era soltanto una puntualizzazione, perché effettivamente sì, è vero che Palermo fa delle belle prestazioni e ha anche dei giocatori che singolarmente si vedono, però è ovvio che poi tutto questo a volte svanisce nel nulla con una distrazione infernale nelle retroguardie, oppure qualche papera o qualcosa, oppure qualche poca determinazione da parte di un attaccante. Beh, entriamo però poi nei luoghi comuni del calcio, Ernesto, perché tu sai benissimo che uno come Zeman ha fatto 30 anni di spettacolo a tutti i livelli, dalla Serie C alla Serie B alla Serie A, però poi quando prendi 4 gol, anche che ne fai 3 e non vinci lo scudetto, ti bastonano sia a Roma con la Lazio, con la Roma, restano le incompiute, mentre invece restano nella storia i campionati di magari Capello col Milan, Trapattoni con la Juventus, che vincevano 1-0 e la partita era finita. Quindi diciamo, e il pubblico si diverte, perché poi siamo sempre qui,
chi può fare questo tipo di discorsi di solito sono le squadre di provincia. Abbiamo visto il Chievo per una quindicina d'anni, adesso abbiamo l'Empoli. Non so se definire l'Atalanta una squadra di provincia, però diciamo, come dinamica magari sì, è sempre un problema. Perché sì. Secondo me, ecco, tu hai detto la parola, il pubblico si diverte. Io, facendo teatro, ecco, sono un tifoso che ama anche accoppiare non soltanto il tifo in maniera solo cieca, e il tifo è anche legato allo spettacolo. Il calcio è spettacolo, non è soltanto tifo. Quindi per me, se io faccio uno spettacolo indegno, è giusto che qualcuno si alzi e mi dica: guardi, secondo me è meglio uno fa il chiuso davanti. È vero, allora, però se tu fai uno spettacolo per far ridere e non fai ridere, hai già sbagliato la tua missione. Cioè, mentre invece se tu vinci... Io difenderò sempre, mi dovete perdonare, difenderò sempre lo spettatore che contesta il poco spettacolo allo stadio. Mi dispiace, per me... contestare sì, però se poi tu vinci, come tu vedi, spesso i risultati sono condizionati, i giudizi sono condizionati dai risultati. Ma a proposito, tu parli di teatro perché c'hai uno spettacolo in corso? Ho uno spettacolo, sì, al Barbera sto facendo. Lo riempi, è già sold out al Barbera? No, è già sold out. No, sei all'Agricantus, tu? Mi accontento semplicemente di 4 gradoni del Barbera all'Agricantus, che fanno 140 posti. Sì, no, va benissimo, abbiamo debuttato sabato, e finiti sotto un ponte, perché di questi tempi è un attimo. E poi io mi chiamo pure Ponte, insomma, voglio dire, potrebbe essere... Però è un attimo, chissà, ormai... Speriamo che non ci finisca il Palermo sotto un ponte, però. Salvatore, scusami, non facciamo equivoci. No. Salvatore, Palermo-Venezia è un modo non semplice di ripartire, secondo me, perché tu c'hai, come dice Fabrizio, la voglia di ripartire subito vincendo. Però di fronte c'è un avversario che, a dispetto della classifica, c'ha un organico che io avrei pronosticato fra i primi sei. Ma intanto io ti ricordo che Ernesto Maria fra 3 giorni fa il compleanno, Voi tutti dite di conoscerlo, noi non ci vediamo da tantissimi anni, ma io queste date me le ricordo. È vero o non è vero, Ernesto? Porca miseria, niente, sei magico, dottor. E poi prima di entrare nella tua domanda, ti dispiace, io vorrei chiedere una piccola cosa a Ernesto, perché Ernesto è stato sempre, secondo me, un tifoso, ma l'ha riconosciuto anche lui, latitante, nel senso che da uomo di spettacolo lui non era un tifoso di cuore, ma più di testa, anche perché appunto per i fatti che lui ha elencato. Però un periodo periodo selvaggio l'hai avuto pure tu, perché quando il Palermo giocava a Trapani per i lavori in vista di Italia 90, io mi ricordo che tu, tuo fratello, mi pare, no? E papà, che era soprattutto lui il vero tifoso di famiglia, no? Andavate a Trapani ed eravate abbonati. Non solo. Una volta mi ricordo che all'altezza di Terrasini papà disse: ho dimenticato gli abbonamenti. Andammo a Trapani e pagammo il biglietto. Papà, e tuttora è così. Tuttora devo dire che papà è... non va più allo stadio perché c'hai i tuoi bei 88 anni, ma guai a levargli il Palermo. E io ormai tifo più per mio padre che tifa Palermo che direttamente per il Palermo. Allora, Salvatore ha conservato la domanda, no? Ti devo fermare, Salvatore, per questioni pubblicitarie, abbiamo gli spot, sì. Ma torniamo subito, anche perché vorrei sapere poi, Ernesto te lo chiedo già subito, quante gliene dette a Filippi tu 2 anni fa o l'anno scorso da tifoso selvaggio? Ma lo vedremo fra un attimo, pubblicità. Allora, rieccoci puntualissimi come al solito. Salvatore, sei in debito di una risposta. Si riparte con Venezia, con la voglia di vincere però? Ma sai, poco fa facevate una considerazione che per me era importante. Dalla C alla B c'è... Un fiume che scorre, insomma, non è che sia così semplice l'adattamento, come non è altrettanto semplice l'adattamento dalla A alla B, perché cambiano le strutture dei campionati, nel senso che in B è richiesta più fisicità e c'è richiesta anche un atteggiamento più aggressivo, più velocità, è tutto un'altra cosa. Il Venezia avrà i suoi problemi, come è normale che li abbia, ma tutte quelle che sono retrocesse hanno problemi. Il problema del Palermo invece è che è atteso non da 4 scontri
diretti di fila, ma da 6 partite decisive, perché sono 6 e terribili, e nello spazio di un mese, addirittura 3 in 4 giorni, perché dopo Benevento giocherai col Como e con la Spal in una settimana, poi hai Cagliari e Brescia. Francamente il Palermo è chiamato a dare la sua impronta, non è che il Venezia che deve giustificarsi, qua il discorso è al contrario. Il Palermo deve spiegare a se stesso, spiegare cosa vuole fare da grande, perché la posizione conquistata alla fine del girone d'andata serve solo da specchio per capire quello che succederà dopo. Tu non puoi dire faccio solo un campionato di assestamento. In Serie B fai presto a dire un campionato di assestamento, ma significa fare quasi play out o comunque essere in coda alla classifica. Quindi bisogna sempre puntare più in alto possibile, in modo da non avere margini di errore. Il momento per me è decisivo per Corini, ecco perché per me la sosta era importantissima. È decisivo per Corini, per i giocatori, per gli obiettivi, ed è una sosta di esame, perché poi comincerà un nuovo campionato del tutto diverso rispetto a quello che si è giocato finora. Ernesto, quante gliene hai dette tu a Filippi quando era in panchina sulla panchina? No, adesso... No, vabbè, perché... Ah, ti vergogni? Ma non mi puoi fare questa domanda davanti... Abbi il coraggio delle tue azioni. Ma non c'è da vergogna, ma si sa, ma tu vai allo stadio. Allora facciamo al contrario. Giacomo, ci sei? No. Sì, sì. Ma poi guarda... Giacomo, secondo te, Ponte, quante te ne ha dette in 2 anni? No, dico... No, è qua, Giacomo. Allora, io faccio soltanto... Però l'ultima cosa fa male a dire. Per me, io non potrei mai dire qualcosa. Comunque, sono uno che ama troppo il prodotto interno lordo. Quindi io, a un palermitano, seppur, diciamo, no, credo che sia di Partinico, mi corregga, Filippi, non è, sì, è sì, palermitano. Sì, sì. Esatto. Quindi dico io assolutamente, per me un palermitano merita sempre, è come lo stesso Mirri, come Dario, come tanti altri. Quando c'era la palermitanità, per me già è mensurincia. Poi magari se fa qualche cosa che non va bene, io non sono di quelli che va contro il palermitano o quello che io sono, anzi a favore sempre del nostro prodotto. Vabbè, risposta bocciata. A questo proposito, fatemi leggere un messaggio di Riccardo Rosanero che dice: grande mister Filippi, se l'Avellino non ci rubava quella partita già eravamo da 2 anni in Serie B. Certo. Ci pensi ancora, Giacomo? Sì, certo, è una partita che un po' ha segnato le sorti di quella stagione, però secondo me quella squadra, per come partita, per l'annata travagliata, ha fatto anche ottime cose. Poi ad Avellino ci poteva stare la sconfitta, non mi è piaciuta un po' per come è arrivata, per l'accoglienza, per tutto quello che è stata la preparazione dell'Avellino, però ormai acqua passata fa niente. Giacomo, ma tu ne hai visti mai spettacoli di Ponte? Sono sincero, no, però lo conosco e so che è molto bravo. Però io non sono e non ci sei andato mai perché sai che sono spettacoli noiosi, triti e ritriti. No, assolutamente. Vendicati, no. Giacomo, vendicati, no, perché io lo so che Ponte ti ha massacrato dagli spalti. Adesso lui nega, ma devi non vendicarti. Non è vero. Ma no, se ti no, sei no, tolto no, pure no. In mocassino, Ernesto, ti sei tolto una volta in mocassino, sì. E sei andato vicino alla panchina. Cruso. Come Crucio, esattamente. Sì. No, non è vero, mister Filippi, no, assolutamente. No, ma semmai, a parte che devo dire la verità, che poi era un periodo in cui ancora io ero preso da... Cioè, ho avuto un momento pure io di ansia nel seguire il Palermo, quindi mi sono un pochettino poi perso. Poi vabbè, figurati, dico, siamo passati a Baldini che pigliava a calci in culo i colleghi, ma dico, voglio dire, cioè alla fine non ci siamo... Non comunque ci faccio perdere. Faccio un appello ai tifosi, perché siccome c'è stata questa domenica di sosta e magari hanno perso un attimo di energia, e se volete andare a fischiare qualcosa, c'è lo spettacolo di Ponte all'Agricantus. Quando è? Venerdì, sabato e domenica? Abbiamo debuttato sabato e andremo avanti fino all'8 gennaio, quindi la settimana della Befana. Devo dire, affrettatevi, perché lo dico senza ostentazione, anzi con molta sorpresa,
so che c'è un botteghino abbastanza pimpante. Quindi, da migliorare venerdì alle 20:21? A che ora? Venerdì alle 21:15, 21:30 e alle 18 la domenica. Ma ci sono anche dei giovedì. Ci sono anche dei giovedì, quindi controllate sull'Agricantus. Se avete mocassini in più o pomodori scaduti, diciamo, o fischi da fare, è un'occasione per vendicarsi di voi. Sono d'accordo. Che non state attenti alla professionalità degli altri. Giacomo se la ride sotto i baffi, però adesso Giacomo ti faccio una domanda pure complicata. Sarò pure a Partinico probabilmente, in un teatro di Partinico. Beh. Sì, però io non ci sono, sono fuori, rientro il 20 dicembre, però se dovessi essere a Partinico quando farai gli spettacoli, le prometto che vengo. È perché lì che si alzerà Filippo. No, perché ho il pomodoro a casa da smaltire, per quello. Esattamente, però adesso a Filippo lo mettiamo un po' con i guai, perché lui conosce il Palermo abbastanza bene. Come tanti allenatori ha avuto una parabola strana, perché prima era il vice di Boscaglia a Palermo, poi diventò il primo e fece molto bene, rilanciò la squadra, dette anche un po' di vitalità al gioco, ha fatto i playoff di cui parlavamo poco prima, poi l'anno scorso una partenza un po' meno, cioè un po' meglio di quella dell'anno prima, poi però la squadra si era un po' stoppata. È arrivato poi Baldini, 2 o 3 mesi abbastanza anonimi e poi da aprile uno scatto in avanti. Ora non ti voglio fare parlare dell'anno scorso, Giacomo, anche per non metterti in difficoltà, però ti faccio una domanda, intanto una domanda secca a cui vorrei una risposta secca. Te lo saresti mai aspettato lo scorso anno di una promozione e in quella maniera? Sì. Sì, bravo. Una risposta secca, poi se vorrai la motiverai. E ti domando, ma quest'anno saresti partito con il blocco dello scorso anno o avresti fatto, come poi è successo, una campagna acquisti molto sostanziosa? No, allora parto dalla prima, me lo sarei aspettato anche perché il Palermo aveva un organico per arrivare tra le prime tre e le prime quattro ed è arrivata terza e quando l'ho lasciata io era terza a 5 punti dal secondo posto credo e a 8 o a 11 dalla prima e non mi ricordo se erano 8 o 11. Stesso percorso è stato fatto nonostante, come hai detto tu, un avvio un po' altalenante del mister Baldini, poi invece una parte finale dove il Palermo è arrivato meglio rispetto a tutti gli altri e ha vinto meritatamente i playoff. Però se il cambio allenatore era per arrivare primo, secondo me la squadra non era all'altezza di arrivare prima, era all'altezza di vincere i playoff. Che è una cosa un po' diversa per i meccanismi che ci sono poi anche di preparazione, anche di testa a volte, cioè i playoff sono un'altra cosa rispetto al campionato. I playoff sono delle partite molto particolari dove anche il Palermo ha trovato tantissime difficoltà, poi è stato bravo, sono stati bravi tutti a portarle a casa, ma non dimentichiamoci con la Triestina che ha sofferto molto, con l'Entella stressa. Però il Palermo ha avuto il merito, il Palermo, lo staff, la dirigente, tutti hanno avuto il merito di arrivare a questo rush finale meglio rispetto agli altri. Saresti ripartito secondo me dallo... l'unica che poteva infastidire il Palermo era il Catanzaro che ahimè gli hanno negato una finale, perché ho visto entrambe le partite di persona. Il Catanzaro era una squadra e quest'anno è ancora più forte rispetto allo scorso anno, una squadra molto che stava bene altrettanto come il Palermo. Saresti ripartito dai 13-14 dell'ossatura dello scorso anno? Avresti riconfermato tutti quelli? Saresti ripartito a testa bassa da lì? No, anche perché secondo me le categorie ci sono apposta, poi ci sono alcuni giocatori che si stanno confermando, vedi Brunori, vedi Valente, lo stesso Floriano per me è un giocatore che per la qualità però c'è l'età che ingombe, ma è un giocatore che quando gioca riesce a fare cose che gli altri neanche pensano.
E ti aspettavi questo rendimento da Marconi, che è un altro che sta comunque trovando uno spazio magari inaspettato? Sì, ma Ivan è un professionista, uno di quelli che lavora a testa bassa, e poi per me tra i difensori è il più difensore che c'era e che c'è nel Palermo in queste due annate. È un ragazzo che si applica molto, uno che lavora intensamente, e il suo ruolo lo fa molto bene. E poi magari ci sono altri giocatori che secondo me la categoria soprattutto a Palermo possono un po' soffrirla, ma sono cose, sono numeri, sono dati, non sono io a dirlo. Io devo darti atto che tu lo scorso anno all'inizio della stagione mi dicesti abbiamo un attaccante che è un fenomeno, si chiama Brunori. Poi la domenica successiva paradossalmente sbagliò un rigore e lui mi disse cosa da pazzi, però vedrai che spunterà. Poi in effetti è spuntato e devo dire che Brunori è una sorpresa perché sta giocando da grande leader anche in Serie B, che è un'altra cosa. Cioè, una stagione in Serie C poteva anche essere un caso, si sta confermando in Serie B. A proposito di Serie B, ho lasciato un attimo da parte i nostri Gerace e Leone. Giuseppe, sul calendario... Tu ti sei fatto uno schemino mentale, ritieni che sia già il momento di farsi una sorta di tabella? Ma l'avevo detto anche prima della sosta, Guido, c'è chiaramente questo miniciclo di scontri diretti che può dire molto sul campionato e sulle prospettive del Palermo, perché se riesci a fare più punti da qui a Natale e quindi a mettere distanza tra te e la zona play-out, puoi anche guardare con più fiducia, con più serenità, perché no, a prospettive migliori. Ripeto, nessuno ha chiesto a questo Palermo di centrare subito la promozione quest'anno, però per me, visto quanto è equilibrato questo campionato, ci sono ancora le possibilità, secondo me, per guardare alla parte alta della classifica. Però a questo proposito vorrei chiedere a Filippi una cosa, perché nei giorni scorsi mi ha anche colpito l'intervista che ha rilasciato Calaiò, al quale chiedevano se si sentiva deluso dall'andamento del Palermo, e lui ha detto no, tutt'altro, anzi ha fatto più di quello che poteva fare, andando a sottolineare da dove venisse il Palermo. Un po' per certi versi poco fa Filippi ha risposto, volevo capire se pure lui è della linea Calaiò oppure si aspettava qualcosa in più da questo Palermo. Intanto volevo capire, Calaiò, procuratore o giocatore? Perché se giocatore. Giocatore. Ok, no, perché le prospettive sono diverse, per quello dico. No, ma secondo me in parte Calaiò dice quello che ho detto prima io, dove una squadra che è stata promossa, dove è stata cambiata per gran numero, ha bisogno di tutto quello che è stato detto per poter dire la sua in un campionato difficile come la B. Quindi Palermo oggi è a metà classifica, è in una posizione dove basta fare dei risultati utili e ti trovi magari dentro il playoff, basta fare una partita o due partite dove non fai punti e magari ti ritrovi di nuovo terzo ultimo, quarto ultimo a dover annaspare nei bassi fondi. Quindi quello che dico io è che per me ci vuole equilibrio soprattutto. Il Palermo per me ha le carte in regola in questo rush finale nel girone d'andata di potersi imporre in quella posizione di classifica dove lo lascia respirare bene senza particolari assilli, e poi magari a gennaio riuscire a trovare qualche soluzione migliore dove pensano che ci possa essere qualche lacuna. Salvatore, credo che Salvatore stesse annuendo con le mani. Salvatore? Eh sì, è questa la storia del Palermo, è questa qui. Abbiamo un campionato che è assolutamente apertissimo e tu per forza devi dare sempre il massimo per non poter rischiare nulla. E poi hai la possibilità adesso di mettere a fuoco tutte le strategie possibili e immaginabili. Ma ovviamente ci vogliono i risultati, senza i quali non si può fare. Piuttosto, posso fare una domanda io a Giacomo? Sì, certo.
Giacomo, una curiosità, proprio da allenatore, ognuno fa nella vita quello che gli piace, uno fa il giornalista, un altro l'attore, un altro l'allenatore. Pronti via, parte la stagione, tu sei alla Viterbese, Boscagli al Foggia, Baldini al Palermo, trascinato addirittura da un entusiasmo incredibile, poi cambia tutto. Ieri comincia il mondiale dove tutti gli sportivi, i valori sportivi insomma sono praticamente saltati o comunque vengono in un secondo piano rispetto agli interessi economici. Ma che calcio è quello di oggi? E ho levato la parolaccia perché avrei voluto dire che tipo di calcio è quello di oggi. Salvatore, intanto ti saluto e mi fa piacere rivederti. Il punto è che il calcio veramente è cambiato tantissimo e permettetemi, fare calcio non è più semplice come magari poteva essere tempo addietro, soprattutto per gli allenatori, per gli addetti ai lavori, dove ti devi ogni giorno rapportare o dare delle risposte quando magari, secondo me, si potrebbe bypassare a chi ti ha assunto, in questo caso a tutti i presidenti, e spesso le condizioni iniziano a essere un poco difficili e questo mina la serenità del gruppo di lavoro, questo rende sempre meno semplice l'andamento della settimana, quindi adesso tu hai toccato il tema il tema economico, quello proprio ha stravolto completamente, ma parliamo del calcio quello vero, il calcio giocato, quello ad altissimi livelli, ancora nel nostro ambito questo per fortuna non è arrivato, però credimi, non è facile fare calcio. No, lo capiamo benissimo. Io intanto, Fabrizio, stavo navigando su un sito a caso, mi è comparso Stadio News. Quale? Che non so se tu non lo conosci. Che sito è, scusa? È un sito che parla di moda e di cronaca rosa, per questo, diciamo. Non lo conosco. E leggevo, intanto se volete leggervi un pezzo, diciamo, dotto e importante, c'è un tale Guido Monastra che scrive qualcosa sui mondiali in Qatar ed è un giudizio abbastanza polemico. Poi fra le notizie vi do anche quella di 4 giocatori delle giovanili del Palermo che sono stati convocati per la nazionale Under 15, vedrete all'interno dell'articolo i nomi, e volevo anche comunque salutare Massimiliano Favo che è l'allenatore federale dell'Under 15 che ha ormai una carriera davanti e dietro importante con la federazione, è che è sempre un personaggio che ha mantenuto la fascia di capitano al braccio per averla indossata realmente negli anni 90, ma essendo sempre rimasto legatissimo alla città. Fabrizio. Volevo prendere spunto da un messaggio che ci è arrivato in cui si dice che questa sosta doveva servire per recuperare soprattutto Saric, invece si è rotto ancora di più. Nemmeno l'anno scorso a Carini in campo sintetico c'erano tutti questi infortuni. Su Saric, ma anche su Stuaz, volevo un attimo coinvolgere sia Filippi che Ernesto, perché comunque sono due giocatori dei quali ci si attendeva tanto, le aspettative erano abbastanza elevate. Secondo voi perché non sono riusciti a incidere come si pensava? Partirei dall'allenatore e poi concludiamo con l'attore. Risposte rapide che siamo in chiusura. Guarda, mi viene molto difficile a darti una risposta, questo viene più facile a chi li allena ogni giorno e torno sempre allo stesso discorso di base che è quello dell'ambientamento, dell'assestamento, tante volte si sottovaluta il fatto che uno straniero, anche se parecchi anni che in Italia, magari arriva in un posto dove trova la sua dimensione, magari in un altro dove fa più fatica, dove magari non si ambienta bene con lo spogliatoio, tantissime cose. Sicuramente sono due giocatori di assolutissimo valore, due giocatori che in B dicono la loro, il fatto che non si sono ambientati non saprei minimamente rispondere. Ponte. Ma io faccio sempre un parallelismo relativo al mio lavoro, ci sono attori che fanno film diretti da registi dove riescono a far uscire il meglio di se stessi,
attori che magari li vedi in un altro film e dici, ma può essere, era più bravo l'attore, era più bravo. C'è tutto un meccanismo alle spalle. Secondo me questa cosa qui diventa poi una cosa che si allarga anche nello sport. Io ricordo benissimo quando Buoncavani a Palermo faceva delle cose straordinarie e poi a Napoli ha fatto delle cose superlative. E allora qual era? Era lo spalto, era il pubblico, era l'allenatore. Io credo che per me sì, può essere una cosa inutile dire questa cosa, però sì, io sono però al contrario di come diceva anche Guido, sono dell'avviso che Corini ha delle responsabilità limitate, perché effettivamente troppi giocatori venuti fuori all'ultimo minuto, senza una preparazione. Io non sono un grande tecnico, ma penso che queste cose incidano tantissimo in una famosa amalgama di cui parlava un presidente siciliano. Senti, siamo in chiusura, prima di per evitarti anche problemi familiari, vorrei che tu ricordassi chi ti affianca in questo Finiti sotto un ponte che tu vai a interpretare i venerdì, sabato e domenica e talvolta anche di giovedì al Teatro Agricantus. Mi affianca anche nella vita, Clelia Pucco, spettacolo scritto insieme a Salvo Rinaudo con le musiche di Tony Greco che mi accompagna sempre alla chitarra. Vale la pena perché fammi spendere soltanto 30 secondi per questa, non è il solito spettacolo, si ride tanto, però è un po' il racconto di un crociar che fa questa scelta e la fa proprio in virtù di tutto quello che c'è successo e che sta succedendo e che per... anche per una bolletta di gas potrebbe pure far svoltare la vita negativamente a un'impresa, a un imprenditore, a un ristoratore, a qualsiasi persona che poi decide di non spoilerare troppo, lasciaci questo gusto di venire, perché io settimana prossima vengo, quindi riservami un posto in prima fila, così viene meglio il lancio poi dei fischi e del mocassino. Una domanda, siamo in chiusura velocissima, Giacomo. Quanti gol segna quest'anno Brunori in Serie B? Ah, guarda, io in queste... In questo non sono bravo, posso dire solo che Matteo, secondo me, a Palermo ha trovato l'ambiente che lui cercava, l'ambiente che lo fa stare bene, che lo rende il beniamino assoluto, e quindi già quando entri in campo con queste sicurezze, le tue capacità tecniche si mettono meglio in mostra. Poi volevo ricordare anche che oltre a Matteo, che sta facendo cose straordinarie, e sono molto contento, c'è anche Soleri, che secondo me è un elemento importantissimo, così come Buttaro. Per tornare al discorso di prima, che ci sono alcuni elementi della passata stagione. Ti fermo qui Giacomo, scusami, perché siamo già fuori tempo, ma così ti costringo a tornare fra pochissimo. Dico, posto che tu non torni in panchina alla Viterbese, penso nel giro dei prossimi 15 giorni, ti rivoglio qua per parlare di Soleri e per parlare di Buttaro e ovviamente anche di tanto altro, perché comunque poi al di là dei fischi momentanei tu sei rimasto un personaggio legato al Palermo e Palermo è legato a te. Ciao Ernesto, ti voglio rivedere in forma all'Agricantus con Tutti Finiti sotto un ponte. Salvatore, in 3 secondi me lo riesci a dire se tu ripartiresti dagli 11 di Cosenza o faresti esperimenti? Ma io non ho bisogno di dirtelo io, l'ha deciso Giacorini. L'ha deciso Giacorini? E cosa ha deciso? Di continuare sulla sua strada. Di continuare così. Giuseppe? L'abbiamo detto la settimana scorsa, Guido, di riprendere dall'atteggiamento più che dagli uomini pre-Cosenza, quindi dall'ultima vittoria col Parma. Perfetto. Parma. Nulla da aggiungere? Parma. Parma? Partita col Parma? Si riparte da lì, quindi domenica Palermo-Venezia finisce 1-0. Abbiamo sentenziato questo in pratica, ma noi ci vediamo lunedì prossimo come sempre. Grazie a tutti per la partecipazione, è tardissimo davvero. Grazie, arrivederci. Grazie a voi.